Qualcosa è pensare, se sono collegati, cosa è successo? Buongiorno a tutti. Io oggi faccio le veci di Franco e gli onori di casa per la puntata dell'Esperto Risponde del Modulo Vita. Il nostro esperto è il dottor Luca Gazzara. E adesso passo subito la parola a lui, vi ringrazio per essere qui con noi. E anche questa volta sono arrivate diverse domande che abbiamo raggruppato cercando di toccare tutti, diciamo, i tasti principali del modulo che ha a che fare con le piante. Mi dicono, mi scusi, mi dicono sì, che il collegamento ce l'hanno, però non hanno audio. Credo che sia un loro problema. Sì, Fabio, li lasciamo collegati. Intanto vediamo, e provate ad aumentare dalla LIM, non dal... Qualche problema tecnico che speriamo di risolvere. Allora, Luca, da te la parola. Sì, allora. Entrate e chiudete. Ok, stacchiamo l'audio delle classi, così riusciamo a seguire bene. Tanto buongiorno. Tenete l'audio staccato. Io lo stacco, ma... Ok. Ok, tanto buongiorno a tutti. Siamo nell'appuntamento finale, diciamo, del modulo vita del corso Futuri Cittadini Responsabili, e come sapete questo modulo si occupa prevalentemente del ruolo delle piante nella vita dell'uomo, e quindi come le piante accompagnano la vita, il presente e il futuro dell'umanità, e che ruolo questi hanno sia nel quotidiano che in una proiezione appunto di futuro. Credo che ci siano delle domande, Giovanna, che sì, le classi c'è hanno posto. Una proprio che si aggancia a questo tuo saluto iniziale, che quindi... riguarda la desertificazione. Mi Benissimo. chiede intanto che cos'è la desertificazione, poi come si può combattere e in questo combatterla che ruolo hanno le piante per contrastare un fenomeno che è parecchio preoccupante. Allora, è una bellissima domanda, complessa, però ci dà spazio, insomma, per poter affrontare uno dei temi sicuramente più importanti e dei problemi più attuali delle nostre società, nelle nostre latitudini, cioè nelle latitudini mediterranee. Intanto bisogna fare una netta distinzione tra desertizzazione e desertificazione. Qual è la differenza? La desertizzazione è l'avanzamento dei deserti, quindi le sabbie desertiche che invadono pian piano diciamo, i territori circostanti, e quindi in un certo senso c'è un ampliamento dell'habitat desertico, che niente ha a che vedere però con i fenomeni di desertificazione che noi subiamo giornalmente, che viviamo quotidianamente. Provo a farvi vedere delle foto, ecco, che dovrei un attimo, ecco, avere, perfetto. Ok. Sì, sei in condivisione. Benissimo. Ok, allora questo è un ambiente desertico, semidesertico. Vedete, il suolo è particolarmente asciutto, è proprio crepato dalla mancanza di acqua, ci sono delle crepature che si vedono. Scusa E la se ti vegetazione. interrompo, però si vede la tua cartella, ma dovresti digitare da metterla a schermo intero la foto, perché vediamo tutte le foto piccoline. Eh no, un attimo allora. No. È strano però, perché come, visto che siamo in Allora. condivisione di schermo. Sì, ci riprovo, vediamo se riesco. Sempre come prima, ma strano. Io vedo la foto intera. Eh no, noi vediamo la cartella, quindi vediamo tutte le foto, 1, 2, 3. Ma hai detto condividi schermo? Sì, condividi E schermo. allora se tu vedi la foto è strano. Adesso ci siamo? Aspetta che sta arrivando. Ora sì, ora va benissimo. Scusa l'interruzione, No, così è prego. più bello. Certo, così è molto più bello. Allora, come si diceva,
come stavo dicendo, questo è un ambiente desertico, predesertico, si vede un po' l'aridità del suolo e anche la presenza di una vegetazione piuttosto scarna. E allora questo ci crea praticamente una situazione in cui gli habitat naturali sono molto mortificati, quindi non riescono le piante a ricoprire il suolo e a creare degli habitat che siano, diciamo, vivibili. Questa è una situazione in cui è una situazione di predeserte. Se portiamo avanti un attimo le foto, ecco, vedete questo. Questo ci dà l'idea un attimo della differenza tra quello che vuol dire deserto e quello che vuol dire invece una parte che è coperta appunto da vegetazione. L'avanzamento dei deserti tende in qualche modo a ricoprire gli habitat vegetali e a distruggere di fatto e impoverire gli habitat che sono coperti da vegetazione. Come la possiamo combattere la desertificazione? Una delle principali diciamo, operazioni che possiamo fare, le principali operazioni che possiamo fare è quella di cercare di ricostruire gli habitat e in questo le piante, gli alberi in particolare, hanno un ruolo fondamentale. Ovviamente gli habitat desertici noi non li viviamo nel nostro ambiente, li viviamo prevalentemente negli ambienti africani, no? Pensiamo al deserto del Sahara. Allora ecco, vi mostro questa foto dove in un villaggio africano si preparano delle piantine che serviranno poi per diciamo, ricostituire gli habitat naturali e combattere l'avanzamento delle sabbie e dei deserti. In questa foto è evidente quello che vi dicevo. A destra abbiamo un ambiente naturale, dove c'è un ambiente di savana a tutti gli effetti, a sinistra proprio l'avanzamento dei deserti. Questa è la desertizzazione. La desertificazione che viviamo noi quotidianamente nel nostro ambiente assume un significato diverso. È un processo di impoverimento dell'ambiente naturale, dove uno dei principali ruoli viene svolto dal suolo. Il suolo che cosa è? Il suolo è una delle risorse naturali più importanti, perché dovete pensare che qualsiasi attività umana viene svolta al di sopra del suolo. Quindi noi viviamo il suolo come base dove costruiamo le nostre abitazioni, viviamo il suolo come base dove produciamo i nostri prodotti agricoli, viviamo il suolo come base dove crescono le foreste naturali, dove noi andiamo a passeggiare, a passare il tempo libero, a curarci anche, perché le foreste hanno anche un effetto curativo, diciamo, sull'uomo. E quindi la degradazione del suolo è il vero processo di desertificazione. E la degradazione del suolo, che costituisce prevalentemente nella perdita della sostanza organica, nelle perdite delle piante che ci sono di sopra attraverso il disboscamento e quant'altro, avanza e fa avanzare di molto il processo di desertificazione. Quindi la desertificazione è un processo di impoverimento del suolo prevalentemente legato a diversi fattori. Uno dei fattori che ha un impatto notevole su questo processo è quello dei cambiamenti climatici. Pensate alle forti piogge, alle alluvioni che creano processi di in qualche modo di erosione del suolo, quindi di degrado, di perdita di suolo, di fertilità del suolo. E questo ovviamente accelera i processi di desertificazione. Ma come starete pensando? L'eccesso di pioggia crea deserto? Ecco, riconduciamo al discorso di prima. L'avanzamento del deserto è desertizzazione, ed è una cosa, desertificazione invece è la perdita delle risorse naturali, in particolare del suolo, che è la base su cui crescono poi le piante e quindi tutte le attività umane. È possibile misurare questo processo? E come viene misurato? Allora, esistono diversi metodi, quello più accreditato allo stato attuale, un metodo scientifico che si chiama MEDALUS. Questo metodo prende in considerazione, velocemente ve lo dico, insomma, quattro indici di qualità: l'indice della qualità del suolo, della vegetazione, dell'indice della protezione del territorio e l'indice della qualità delle precipitazioni. Quindi, di fatto, quali sono i parametri che vengono presi in considerazione per misurare la l'avanzamento della desertificazione
e il processo di desertificazione. I parametri sono quattro, quindi il suolo, la qualità del suolo, la struttura, la natura fisica e biochimica del suolo, la qualità delle precipitazioni, se le precipitazioni sono eccessivamente intense, ovviamente possono creare fenomeni di erosioni e quindi perdita del suolo, la qualità della vegetazione. Se un suolo è scoperto, quando piove eccessivamente, è chiaro che si innesca fenomeni di erosione. Se invece c'è della vegetazione, la vegetazione riesce a trattenere il suolo e quindi combatte il fenomeno di impoverimento di questa risorsa naturale. E poi la qualità della gestione del territorio, cioè l'uomo ha un ruolo fondamentale, perché se va a costruire in posti dove non è possibile costruire creando degli smottamenti, delle frane, impoverisce ovviamente la risorsa suolo e accelera i processi di desertificazione. Se taglia tutti gli alberi presenti in una zona per cementificare, quindi impedisce l'infiltrazione dell'acqua del suolo e quindi crea problemi di altra natura. Quindi la politica della gestione del territorio diventa un fattore fondamentale per frenare i fenomeni di desertificazione. Attraverso questa elaborazione è possibile costruire una carta della sensibilità alla desertificazione. È stato fatto per la Sicilia e come vedete, da tutta la zona rossa la carta è una zona a rischio di desertificazione, quindi possiamo dire che la Sicilia è a rischio di desertificazione, come si vede da questa cartografia. Tutte le parti dove sono invece bianche e verdi, dove sto passando adesso la manina sullo schermo, vedete sono tutte le zone montuose. Quindi dove c'è la vegetazione, dove ci sono i monti, dove l'uomo incide in maniera minore, ovviamente la desertificazione è minore. Dove invece nelle zone agricole, nelle zone costiere, nelle zone urbane, l'uomo incide in maniera notevole con la sua presenza, e allora il rischio di desertificazione ovviamente è molto alto. Allora, il ruolo delle piante nel limitare il processo di desertificazione qual è? È fondamentale perché attraverso le radici cerca di in qualche modo di fermare i fenomeni di erosione. Attraverso le foglie va ad stoccare il carbonio, quindi ad accumulare sostanze nutritive che poi in qualche modo arricchiscono la risorsa suolo, rendono fertile e creano habitat naturali dove si possono insediare animali, insomma, funghi e altre piante, e quindi si creano ambienti stabili. Paradossalmente, vi dico, cari ragazzi, che se un ambiente viene lasciato indisturbato dall'attività dell'uomo, il fenomeno di desertificazione si blocca e chiaramente quel posto diventerebbe in qualche modo un giardino dell'Eden a tutti gli effetti. Quindi la natura è sicuramente prevalente rispetto all'attività dell'uomo nel ripristinare gli habitat naturali. L'uomo ancora non ha imparato bene, deve ancora studiare tanto e deve capire ancora che le piante hanno un ruolo fondamentale non solo nella conservazione degli habitat, ma anche nel frenare questo difficilissimo fenomeno di desertificazione, che lo ripeto ancora, è un fenomeno di impoverimento delle risorse naturali. Non necessariamente dobbiamo vedere la sabbia dei deserti dietro le nostre abitazioni, ma vedremo un ambiente sempre più degradato e sempre più difficile da vivere. L'uomo ancora deve imparare molto dalla natura e deve capire come meglio gestire questa sua attività. Quindi alla fine la desertificazione si combatte preservando prevalentemente la fertilità del suolo, che è una fertilità di tipo chimica, perché tutti i composti organici che cadono dalle piante, pensiamo alle foglie, creano, diciamo, una fertilità di tipo chimica del suolo, pensiamo all'humus, microbiologica, perché il suolo si arricchisce di piccoli insetti, funghi, batteri che lo rendono vivo, di fatto non è un minerale, ma è una materia viva. E anche fisico, perché la qualità del suolo diventa fondamentale. Un suolo sabbioso, per esempio, lascia permeare l'acqua in maniera molto veloce, quindi è un suolo che si asciuga facilmente. Un suolo invece argilloso è un suolo un po' più umido, più ricco di acqua, e quindi un ambiente, se vogliamo, un po' più resiliente per la presenza delle piante. Quindi tutti questi parametri vanno ovviamente presi in considerazione la misura di questo fenomeno, e per combattere questo fenomeno noi potenzialmente che cosa dobbiamo fare nel concreto, nelle nostre vite? Per combattere questo fenomeno noi dobbiamo risparmiare le risorse naturali, principalmente l'acqua, che
abbiamo a disposizione le nostre case, dobbiamo essere molto parsimoniosi nel risparmio dell'acqua, perché non è una risorsa infinita, soprattutto l'acqua dolce, perché l'acqua salata nel mare ce n'è tantissima, ma noi non possiamo utilizzarla per bere, per lavarci, perché non è buona, quindi dovremmo dissalarla con costi altissimi. E poi dovremmo chiedere alle istituzioni dove noi viviamo una gestione più sostenibile del territorio, quindi comportamenti virtuosi, che significa il riciclo, per esempio, dei rifiuti, l'attenzione sul nostro territorio, la valorizzazione delle aree naturali che ci restituiscono poi ambienti sani, quindi resilienti, cioè duraturi, per resistere all'impoverimento delle risorse, e quindi combattere la desertificazione lo possiamo fare anche da casa nostra, con i nostri comportamenti, tutti insieme, attraverso un approfondimento che facciamo appunto a scuola, come quello di oggi, cercando di identificare uno o due punti, tre punti che possiamo attuare nelle nostre vite e che possono realmente cambiare, se lo facessimo tutti, si potrebbe realmente cambiare lo stato del nostro pianeta. Quindi dal riciclo dei rifiuti, al risparmio dell'acqua, al rispetto della natura, degli animali, questo già è combattere il fenomeno di desertificazione. Spero di essere stato abbastanza chiaro, Giovanna, Sì, sull'argomento. chiarissimo, Benissimo, chiarissimo. Poi grazie. con le figure uno, insomma, si aiuta pure e fa capire meglio. Bene. E sempre restiamo sul polmone verde, però in questo caso ci spostiamo alle foreste. La Sì. domanda è: le foreste si sviluppano in aree più umide o sono le foreste che influenzano il microclima, quindi il clima locale, attraendo pioggia? Anche questa è una bella domanda, bella tosta, difficile, perché è come dire, è nata prima la gallina l'uovo, gli ha preso L'uovo. l'uovo la gallina. E allora, anche in questo caso vi posso mostrare delle foto in tal senso, vediamo se appunto riesco. Ci provo. Ecco qua. Vediamo se si vede la condivisione o no, sempre piccolina. Sempre piccolino come prima, ma Non capisco che ne cosa. manco io perché è stranissima sta cosa. Un attimo soltanto. E allora. Proviamo a rifare un po'. Condividi. Si vede adesso? Adesso sì, perfetto. Perfetto, forse ho trovato, insomma, un po' di pazienza. Allora, che ruolo hanno le piante nell'influenza del clima? Anche questo è un fattore fondamentale. Intanto, per capire il ruolo delle piante sulla possibile influenza del clima, bisogna capire come funziona una pianta. Io vi mostro qui una semplicissima immagine che vi fa vedere una pianta divisa in tre parti, cioè la radice, il fusto e le foglie, come vedete. La radice ha il compito di attrarre l'acqua e gli elementi nutritivi che ci sono nel suolo, quindi torniamo un po' al concetto di prima. Se il suolo è un suolo ricco, un suolo fertile, avrà elementi nutritivi da dare ovviamente alle piante. Questi elementi nutritivi insieme all'acqua viene trasportata lungo il fusto, vedete la figura diciamo B, e poi arriva alle foglie, le foglie rilasciano attraverso la traspirazione una certa umidità che hanno preso appunto dal sole. Ed è un ciclo continuo che avviene all'interno dei sistemi dove ci sono appunto delle piante. Quando avviene la traspirazione in ambito forestale, come vedete in questa foto, si alzano le nebbie. Certe volte si dice erroneamente che la nebbia scende. In effetti noi in alcuni casi vediamo che delle nebbie, quando si abbassano, non si vede più niente, insomma, in qualche modo ricoprono e ostacolano la nostra vista, la limpidità, diciamo, della giornata. Invece in ambienti dove c'è
la natura prevalente, le ambienti forestali, si vede che attraverso l'evapotranspirazione, il riscaldamento anche dei primi raggi del sole, la nebbia appunto si alza, si stacca dalle foreste verso l'alto e vedete un po' questo stato di umidità. Per capire se le foreste influenzano il clima o viceversa, io vi mostro una foto della Sicilia. Qui siamo su Rocca Busandra, nel bosco della Tiguzza, nel centro della Sicilia centro-occidentale, e siamo sul crinale proprio della rocca. Vedete che alla mia sinistra, dove ci sono i camminatori, insomma, i turisti che stanno attraversando, che stanno facendo questo percorso, la roccia è totalmente nuda o c'è pochissima vegetazione, mentre alla mia destra, subito sotto, c'è il bosco della Tiguzza con una ricchissima vegetazione. E allora, intanto distinguiamo il ragionamento. Alla mia sinistra siamo a sud della Busandra e quindi è la parte più isolata. A destra siamo a nord e quindi è la parte dove c'è meno sole, dove il sole arriva prevalentemente meno. Anche da un punto di vista geologico vedete che sulla sinistra della foto c'è una roccia viva, mentre sulla destra della foto c'è il suolo e quindi la vegetazione. Di fatto alla domanda bisogna dare una risposta duplice, nel senso che è vero che la vegetazione influenza il clima, e più in particolare il microclima, attraverso i fenomeni appunto di evapotranspirazione si crea una sorta di umidità prevalente. E la possibilità di trattenere maggiormente l'acqua, dove altre piante possono crescere, quindi gli habitat si moltiplicano e si complicano. Complicare un habitat significa, in un certo senso, diventa più complesso, più pieno, più vicino al suo stato di equilibrio, che si chiama climax, lo stato di climax. Quindi, in un certo senso, piante chiamano piante, umidità chiama umidità, e quindi, in un certo senso, il microclima accoglie maggiormente la possibilità di rimverdire le aree. Ma è pur vero che questo non è un fattore assoluto, perché ci devono essere delle condizioni iniziali, e in questo caso lo vediamo bene, la parte a nord e la parte più umida dove c'è il suolo, quindi la presenza di suolo da un lato, la presenza di umidità dall'altro, ci devono essere condizioni iniziali affinché si possano creare, diciamo, le condizioni di sviluppo, di una vegetazione lussuriosa. Vi dico anche che questa roccia che vedete in verticale, che guarda verso nord, ha un'altra funzione molto importante. Quando arrivano le correnti dal mare, dal nord, cosa fa? Li blocca perché comunque è un monte molto alto, sono 1600 metri circa. Li blocca e quindi l'umidità del mare ricade poi sul versante nord, creando i presupposti di una vegetazione più rigogliosa. E poi anche il suolo, la presenza di suolo e la presenza di roccia. E dove c'è suolo c'è vegetazione, dove c'è roccia c'è una vegetazione un pochettino più scarna. Quindi la risposta è sì, la vegetazione influenza il clima locale, ma noi pensiamo anche all'albergo urbano, non pensiamo agli ambienti naturali, pensiamo all'albergo urbano. Quando ci sono i filari alberati nelle nostre città, al di sotto di questi filari si sta belli freschi, soprattutto d'estate, no? Quindi c'è un microclima diverso, più fresco, dove è possibile sostare, ma dove è possibile vedere anche vicino alle piante stesse la crescita di erbette e quant'altro. Dove invece non ci sono le piante, dove non c'è copertura, non c'è ombreggiamento, possiamo vedere queste marciapiedi o laiole secche, possibilmente soprattutto in Sicilia, no? Con il caldo estivo sono molto secche, perché non si riesce a creare un clima ospitale per le piante. Le piante crescono con molte difficoltà perché hanno carenza di acqua e quindi vanno in stress idrico per tutti gli effetti. Quindi ci devono essere di partenza le condizioni affinché si sviluppi la vegetazione. Poi la vegetazione, una volta sviluppata, influenza positivamente, da un punto di vista locale, il clima locale, e quindi crea ulteriore vegetazione, ulteriore rigogliosità della stessa. E quindi avere dei luoghi con vegetazione significa, in qualche modo, avere dei luoghi più freschi, più sani e anche più belli da vedere, come vedete in questa bellissima foto che vi ho condiviso. È bellissima veramente sta foto, proprio bella. Tra l'altro sono gli omini che camminano rendono l'idea della maestosità del paesaggio, che Del senza un paesaggio. termine di paragone come i geologi che mettono la moneta, no? Per Sì. vedere, o il martello per vedere l'affioramento. Allora,
Ancora, questa domanda piace un sacco a me, proprio tanto, perché è un po' sul sentito dire. Uno quando dice che si vive nelle aree naturali pensa subito a serenità e tranquillità, ma si chiede, vivere le aree naturali porta dei benefici misurabili o ci rende solo più sereni? Benefici misurabili, quindi... E allora, sì, tutte domande toste, vero? E allora, condivido lo schermo. Adesso chi fa scienza misura, quindi... Ecco qua. Vedete la foto o si vede Terapia sempre? forestale è bellissimo, sì, si Terapia vede forestale. bene. Terapia forestale. Questa è una domanda particolare perché gli ultimi studi ci permettono di verificare l'effetto del vivere in natura, proprio dentro le foreste, fare le passeggiate, le scampagnate, rispetto a quello che è l'impatto sulla nostra salute. Ed è uscito questa bellissima pubblicazione che è stata fatta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, in stretto contatto con il Club Alpino Italiano, che come sapete è una delle associazioni più importanti che si occupa di tutelare la natura, ma anche di viverla attraverso le escursioni, è stata fatta questa pubblicazione che in qualche modo, io vi farò vedere in maniera molto semplice un po', in qualche modo va a misurare quelli che sono gli effetti del vivere in natura sulla salute Intanto è vero, e questo credo l'abbiamo sperimentato un po' tutti, che quando entriamo in un bosco ci sentiamo già meglio perché l'aria è frizzantina, quindi respiriamo un'aria più pura, i polmoni si riempiono più facilmente, ma anche camminare, essere un po' affaticati, ci permette di mettere in movimento il nostro organismo e ci permette di distrarci dalla quotidianità, da quelli che possono essere i nostri problemi, gli impegni di lavoro o nel vostro caso gli impegni di studio, e quindi in un certo senso ci rilassa. Ma di fatto è solo questo o c'è altro? Bene, si è visto attraverso questa pubblicazione che il bosco rilascia alcune molecole, che sono quelle che vedete alla sinistra, che ovviamente non vado a leggere perché sono delle molecole chimiche, insomma non voglio appesantire o annoiarvi più di tanto, ma gli effetti sono effetti appunto misurabili e sono effetti di tipo antinfiammatorio, analgesico, antiossidante. Anche antidepressivo e ansiolitico, quindi in un certo senso queste molecole rilasciate dalla vegetazione, dove è possibile gustarne i profumi, gli odori un po' della vegetazione, quando entriamo in un bosco, noi la prima cosa che notiamo, oltre all'aria molto pura, molto frizzante, sono proprio gli odori del bosco, l'odore di umettazione, si dice così, per esempio, del suolo bagnato, quindi in qualche modo questo, se da un lato ci rassicura, dall'altro è dovuto all'effetto del rilascio di queste molecole che poi hanno un effetto positivo anche notevole sull'organismo umano, anche attraverso effetto appunto antinfiammatorio. Noi pensiamo spesse volte che ci riempiamo, ahimè, lo facciamo tutti, di farmaci quando stiamo un po' male, anche antinfiammatori o abbiamo altri tipi di problemi, e invece basterebbe vivere di più la natura per essere non solo più serene, più in pace con se stessi, ma anche da un punto di vista fisico-chimico più sani. E quindi la natura ha sicuramente un ruolo importante. Ed è stato misurato, non vi do i parametri, non sono nella pubblicazione, ma è stato misurato che tutti i sensi dell'uomo vengono in qualche modo stimolati e reagiscono quando andiamo in natura. La vista, il tatto, l'olfatto, l'udito, il gusto, come dire, si risvegliano e riescono in qualche modo a farci sentire diversi, più sani e anche a curarci da quelle che sono le ansie della nostra vita, della nostra giornata, le difficoltà e quant'altro. Quindi in qualche modo immergersi nella natura ti rende non solo più felici, ma realmente anche più sani. La misurazione sta nel fatto, Giovanna, che sono state isolate queste molecole che hanno un impatto invece positivo sulla nostra salute nei termini che brevemente vi ho detto. Diciamo che è una prova di quello che si intuiva, molto interessante questa cosa. Di Sì, è una pubblicazione che vale la pena, leggere, vale la sì. pena leggere, sì, assolutamente sì.
Allora, passiamo all'altra domanda che riguarda il fatto che gli alberi, i boschi e le foreste possono incidere sulla sicurezza del nostro territorio e chiedono in che modo? E allora, ok, vedete la figura? Sì, perfetto, ok. Sì. E allora, in che modo posso incidere? Nel modulo che tu hai gestito, cara Giovanna, c'è il rischio anche di erosione, di frane, di smottamento e quant'altro. E sicuramente l'aspetto più importante che riguarda le piante è quello di trattenere il suolo e quindi trattenere un'azione appunto antifrana, la chiamiamo così in maniera molto semplice. Quindi le radici delle piante riescono a trattenere l'erosione del suolo, come si vede bene in questa foto. Ci sono delle piante che sono al limite di questo ciclo di erosione, dove vedete, dove ci sono gli alberi, riescono a trattenerle e quindi a evitare che si inneschino delle frane. Frane che possono colpire anche le nostre città, il nostro territorio. Abbiamo visto nel Messinese qualche anno fa che ci sono stati anche purtroppo degli incidenti anche mortali legati a questi fenomeni erosivi, ma non solo nel Messinese, un po' in tutta Italia e anche in Sicilia con le forti precipitazioni. Purtroppo questi fenomeni non sono più fenomeni isolati e il rischio è molto alto. E allora, più noi rinnerviamo il nostro territorio, più alberi mettiamo giù, più riusciamo a trattenere ferma la terra, se vogliamo dirla in maniera molto semplice, e quindi far sì che il nostro territorio venga messo in sicurezza, perché le piante, quando ci sono le piogge molto forti, oltre a trattenere il terreno con le radici, smorzano l'energia cinetica, cioè la forza dell'acqua, impatta sulla chioma dell'albero e prima di arrivare a terra, chiaramente la vanno a depotenziare. E quindi, in un certo senso, hanno questo duplice. Poi ci sono le piante simboli. Io ho preso questa foto che è bellissima, è un'abete che si trova nell'Olympia National Park, nello stato di Washington, negli Stati Uniti. È una foto che ci rende un po' l'idea di due concetti fondamentali. Il primo, che credo salta agli occhi di tutti, è la forza della vita. Guardate questa pianta che quasi è in equilibrio tra due costoni, insomma, tra due piccole montagne e collinette, insomma, no? E viene, li tiene come se fosse un unicum, li tiene insieme, li tiene uniti, no? È come dire, state vicini, non mi allontanate, non mi lasciate. E quindi si trattiene, tiene il terreno fermo, ma tiene anche se stessa in bilico, ma rappresenta, appunto, lo dicevo, da un lato la forza della vita e della vegetazione che riesce a vivere anche in condizioni estreme, e il ruolo della stessa vegetazione nel contesto fisico del suolo, quindi riesce a trattenere e a tenere ferme le due parti di questa collinetta, che è una zona ovviamente marina e quindi è soggetta all'erosione del mare. E nonostante tutto, quest'albero, che è un albero simbolo, tanto che viene chiamato proprio l'albero della vita, per quello che vi sto dicendo, riesce in qualche modo a stare in equilibrio in una situazione precaria. Qui siamo in Sicilia, la Clea Minoa è la spiaggia, una delle spiagge più discusse della Sicilia, dove c'è un'erosione costiera molto forte, ma dove vedete che l'azione delle piante comunque in qualche modo limita l'erosione della spiaggia stessa, perché vedete i pini che in qualche modo fanno creare questo gradino tra la spiaggia e il suolo vero e proprio dove cresce la pianta. Quindi il ruolo della vegetazione è un ruolo sicuramente importantissimo. Qui purtroppo l'azione del mare è prevalente, quindi la vegetazione arriva a fare quello che può, ma non può contenere la forza enorme del mare, e quindi questa vegetazione, se non viene messa a riparo da azioni di ingegneria idraulica, con progettazioni ben fatte, purtroppo è destinata a scomparire. Però rallenta di molto il processo di erosione. Rallentando di molto il processo di erosione, in qualche modo ci dà l'idea di come combattere l'erosione e di come mettere in sicurezza il nostro territorio. Perché se il mare entra ancora, riesce anche ad erodere, vedete, c'è uno stabilimento qui vicino, no?
Quindi uno dei primi problemi è quello di far saltare ovviamente questo stabilimento, cioè il mare riuscirebbe a erodere e quindi a distruggere tutto ciò che trova davanti. Quindi la vegetazione è sicuramente un deterrente. Attraverso, diciamo, azioni di ingegneria naturalistica, come vedete in questa foto, è possibile stabilizzare i versanti in frana, cioè quelli che realmente creano pericoli per le nostre città, per i nostri territori. E vedete qui il posizionamento di una rete, di un geostuola, un geotessuto, ecco, che ricopre la montagna, e poi la piantumazione di alberi che ci permette di stabilizzare i versanti. Quindi attraverso azioni di ingegneria naturalistica ben fatta, si riesce in qualche modo a tutelare il nostro territorio. Perché se noi stiamo sotto una montagna che non ha vegetazione, colpita da fenomeni di pioggia molto forti, il rischio che quello che sta sopra la montagna, il terreno, scivoli a valle, travolgendo di fatto la nostra città, è molto forte. Se invece noi a monte della nostra città riusciamo ad avere un habitat più integro, con presenza di vegetazione anche arborea, siamo sicuramente più sicuri. Allora rispondo alla domanda: sì, la vegetazione ha un ruolo importantissimo nel difenderci da questi fenomeni erosivi che possono essere distruttivi e, ahimè, a volte anche mortali, quindi in qualche modo ha un ruolo di fondamentale importanza. Ripensando la tua figura, quella bellissima dell'albero, che tu hai detto è la forza della vita, ma non a caso tutte le immagini che richiamano al concetto di resilienza, ma non adesso che va di moda, quando anni fa nessuno sapeva cosa significasse la parola resilienza ed era veramente un concetto proprio di nicchia, sono sempre l'albero che si adatta, tipo che so, c'è un vento predominante, allora la chioma segue la direzione del vento e poi appare obliquo. Sono la piantina che nasce dalla crepa del muro, dalla spaccatura del terreno spaccato dalla siccità, tipo la prima figura. Quindi non a caso sempre c'è questo evocare le piante con qualcosa che salva, salva nonostante la distruzione. Salva nonostante anche i discorsi tipo catastrofici come il terremoto, per dire, perché sempre c'è qualcosa, appunto, come hai detto tu, la forza della vita che ormai non si usa più, dirlo, ma di fatto è quello, ci si aggrappa per rifiorire più forti di prima per forza, perché se uno ha superato un evento distruttivo o una situazione di cattività totale ambientale, è più forte di prima. E quindi di fatto questo si vuole costruire poi quando si parla anche di resilienza delle popolazioni, questa capacità di adattamento e di anche risorgere quando, ahimè, uno è colpito da un qualcosa di brutto. Infatti, E Giovanni, a questo. tal proposito, scusa se ti interrompo, noi dovremmo capire che l'umanità è intimamente legata alla natura, perché nei casi di disastri naturali, che sia un'eruzione vulcanica, che sia un terremoto, che sia un'erosione di grande portata, la natura col tempo si riprende un pochettino i suoi spazi e ci insegna la forza della resilienza, quindi della resistenza ai fenomeni naturali per continuare la vita. La natura di fatto però rappresenta come se fosse un ombrello quando piove molto forte e quindi in qualche modo ci protegge. Quindi la nostra vita è intimamente legata alla natura. Se l'uomo pensa di fare a meno della natura per guardare al futuro, sbaglia, perché le piante ci saranno sempre e comunque, anche quando l'uomo non ci sarà più. Quindi per mantenere l'umanità in vita noi dobbiamo essere legate alle piante. Proprio ci dobbiamo aggrappare al mondo vegetale, animale, ovviamente alla natura in generale, perché noi facciamo parte di questo. E questa forza vitale, che è esplicita nel mondo vegetale soprattutto, di riuscire a riconquistare il terreno perduto, di riuscire a risorgere nonostante le difficoltà, è qualcosa che non può essere staccata dalla vita dell'uomo. Quindi impariamo dalla natura non solo a comportarci, ma impariamo la natura, le regole fisiche e anche, come dire, universali, no? Perché Di c'è un disegno, sopravvivenza no? C'è anche. anche un disegno, no? In tutto questo. Impariamo a capire, se non comprendiamo, non riusciamo ancora a spiegare determinati fenomeni. Io dico sempre, cerchiamo di analizzare i fenomeni che ci sono, se non riusciamo a spiegarli,
Vediamo la tendenza dei fenomeni. Se la tendenza va in una direzione, è quella la direzione giusta. Quindi fino a quando non riusciamo a spiegare scientificamente come funziona una cosa, ma sappiamo che quella cosa si dirige in quella direzione, noi andiamo nella stessa direzione per poter capire come funziona il fenomeno, ma soprattutto per garantire la nostra esistenza e l'esistenza della vita sulla Terra. Il pianeta Terra non morirà mai, la natura sarà sempre prevalente, quello che è a rischio è l'umanità. Non a caso, quando si parla di rischio idrogeologico, si va a guardare il tessuto urbano di moltissime grandi città, ma moltissime. Un esempio, per esempio, in Sicilia è Palermo, ma Genova, proprio diciamo che i capoluoghi di regione quasi tutti. Cosa si scopre? Che qualcuno ha avuto la bella pensata di andare a costruire e a far diventare strade i paleoalvei, cioè i vecchi alvei dei fiumi. Per esempio, tutto il quartiere arabo di Palermo, Papireto, Chemonia, sono i nomi dei fiumi che c'erano in epoca storica. Poi, essendo siccitosi, hanno ben pensato, tanto sono sempre secchi, utilizziamoli, e costruirono il nucleo della città. Ovviamente, quando ci sono piogge particolarmente violente o intense, secondo voi dove va l'acqua? Dove è sempre scorsa per natura. Quindi siamo noi che ce ne andiamo a cercare. E proprio andando a forzare quello che è il normale defluire delle acque che drenano da sole, costruendo sul paleoalveo, che sembra una follia, ma è stato fatto in moltissime città, cementificando, non tenendo libera la via dell'acqua, e poi il risultato è quello che sappiamo. Quindi alla fine tutto torna in un discorso che non è solo il rispettare l'ambiente, ma anche essere intelligenti nell'uso del territorio, perché è una mano lava l'altra davvero in questo caso. Ora, noi qua abbiamo un'ultima domanda, abbiamo qualche minuto. Mi piacerebbe, per esempio, perché girellando ho trovato una domanda io che mi piace un sacco, che si aggancia a tutto quello che ha detto Luca, e che mi fa pensare appunto anche alla funzione di termoregolazione, di lotta alla cementificazione. Cosa diresti tu se ti chiedessero perché gli alberi fanno bene alla natura e anche a noi, tra parentesi? Tu cosa Ecco. risponderesti? Perché fanno così bene alla natura e anche a noi? Esatto, Ma lo abbiamo implicitamente un po' detto. proprio tatta con tipo piccolo elenco tuo, dalla tua esperienza. Ma intanto gli alberi ci fanno vivere un'esperienza che è un po', diciamo, fuori dalla nostra quotidianità, perché noi siamo abituati così tanto alle nostre case, alle nostre scuole, ai nostri uffici, che non perdiamo di fatto il senso alle volte della bellezza delle piante, dei colori, dei profumi che la natura ci offre, che gli alberi ci offrono. E quindi sicuramente ci salva in qualche modo, no? Ci salva la giornata, ci salva da un momento difficile, ci salva dai Parti nostri pensieri. dalla spiritualità, dal benessere che Certo. danno. Ma tu pensa che l'albero, Giovanna, è un archetipo dell'umanità. Significa un simbolo ancestrale dell'umanità. L'umanità viene spesso, come dire, descritta come un albero, no? Perché l'albero, qual è la sua caratteristica? È piantata per terra, ma guarda verso l'alto. E così anche l'uomo, alla posizione verticale, cammina per terra, ma guarda anche da un punto di vista intellettuale verso l'alto, verso orizzonti che vanno Verso il oltre divino. verso il divino, quindi, ma basta pensare anche al simbolo di Adamo ed Eva, no? È l'albero della vita, l'albero della conoscenza, quindi è un Le simbolo. radici nascoste, ma che influenzano il benessere della pianta intera, perché se non sono forti e adeguate, non durerà. Ecco, e poi l'albero, perché l'albero e non l'erbetta, no? Tutti hanno un ruolo, dall'erbetta piccolina ai muschi, ai licheni, all'erba più grande, ai cespugli, agli alberi. Perché l'albero non l'erbetta? Perché l'albero rappresenta la massima evoluzione di uno stato di vegetazione. Fermo restando che tutti in natura abbiamo un ruolo e nel mondo vegetale tutti hanno un ruolo. Perché nei boschi, per esempio, apriamo un'altra parentesi, quando filtra la luce dall'interno del bosco, questa luce viene presa dai prati del bosco, dal sottobosco, e lì crescono e si crea questa competizione con la luce tra le piante e il bosco diventa fitto, cosa che succede spesso nella macchia mediterranea, nei boschi mediterranei, cosa invece che magari in altri luoghi con altri tipi di piante non succede. Quindi
la biodiversità è un fattore che dipende sia dalla fascia climatica dove si vive, sia dalle caratteristiche delle piante che si adattano. Ovviamente le piante non sono tutte uguali, non crescono tutti nello stesso posto, nella stessa maniera, sia dalla competizione per la luce. Che poi quello che alimenta realmente la vita sul nostro pianeta, vuoi per la temperatura, vuoi per la luce che viene trasformata, e poi il sole che è energia che viene catturata dalle piante e che viene trasformata. E anche noi siamo vittime, tra virgolette, o usufruiamo di questa energia solare, perché le piante poi trasformano in cibo che noi consumiamo, che sia animale, che sia vegetale. Quindi il simbolo dell'albero, che è la massima espressione dell'evoluzione della vegetazione, è un simbolo universale, un simbolo che va oltre il significato spesso fisico della pianta, ma che rappresenta ognuno di noi, è come se ogni persona fosse un albero e se realmente si vedesse in qualche modo con questo significato, potrebbe svolgere un ruolo consapevole. E noi, con questo corso, Giovanna, con futuri cittadini responsabili, miriamo proprio a questo, a far sì che ogni essere umano diventi consapevole del proprio ruolo. E cosa può fare per salvare questo mondo, per salvare se stesso? Allora, applicare comportamenti sani, sia in termini di sicurezza, sia in termini di consapevolezza. E quindi l'albero rappresenta tutto questo, un concetto ampio, un concetto dove veramente noi dovremmo in qualche modo pensare più agli alberi che a noi stessi, perché da loro dipendiamo. È difficile, lo capisco, però da loro noi Sono solo perché dipendiamo. sono il polmone che dà ossigeno. Da ossigeno e No, quant'altro. comunque hai detto una bella cosa, hai citato la parola magica biodiversità, che noi sempre associamo più alle specie vegetali, a quelle animali. Non a caso, per esempio, ha molto successo il modulo di Vincenzo Piccione quando parla delle api, che sono il simbolo del pericolo di perdita di biodiversità delle specie. Purtroppo, però, come poco fa accennava Luca, questo vale anche per gli alberi. Ne abbiamo tantissimi, più di 60.000 specie, ma sapete che sono il 46% in meno rispetto a 12.000 anni fa quando si introdusse l'agricoltura. L'agricoltura comunque strappa terreno agli alberi per dare cibo all'uomo, per carità. Però è anche vero che quando ci sono delle specie a rischio, anche riguardo vegetali, piante, ma alberi soprattutto, dovremmo avere le antenne alzate come si hanno per gli animali. E invece se ne parla poco, si parla sempre delle specie animali, della fauna e non della flora, riguardo al tema biodiversità da Ora, salvare. il problema è che l'uomo per gestire il territorio tende a semplificare i sistemi naturali. Semplificarli con l'agricoltura è un esempio classico da cibo, ma è anche una semplificazione di un sistema che prima era naturale. No, sì, la monocoltura, per esempio, di cereali, di grano, non è la cultura di frutta, per esempio, mediterranea, no? Quindi semplifica Esatto. notevolmente, semplifica il lavoro, semplifica e ottimizza ovviamente il risultato. Ma la semplificazione di questo sistema purtroppo crea carenza di biodiversità. E lo ripeto, noi siamo intimamente legati alla biodiversità, perché se si impoverisce la biodiversità aumenta il fenomeno di desertificazione, perché anche nella qualità della vegetazione, che era uno degli indici che abbiamo preso in considerazione per la misura della desertificazione, ci sta la qualità della Impoverisce il vita dell'uomo. suolo, un uso Impoverisce il suolo, spensierato. eccetera. E noi siamo intimamente legati, quindi lo dovremmo utilizzare con maggiore consapevolezza, con maggiore coscienza. E devo dire che in questi ultimi 30 anni, Giovanni, non è come prima, devo dire che Sì. C'è l'ambiente naturale è migliorato molto, le foreste sono più cresciute rispetto a... sensibilità su questi C'è temi. più sensibilità su questi temi, anche le scuole sono un attimo più aperte a trattare questi temi. Il senso della natura, la protezione dell'ambiente è entrato nella nostra Costituzione, l'articolo 9, l'articolo 41 della Costituzione. La formazione ambientale ormai è una prassi che le scuole, per fortuna, attuano durante tutto il corso. Di conseguenza, insomma, potremmo pensare che il futuro possa in qualche modo essere migliore rispetto al passato, però non bisogna mai abbassare la guardia, stare attenti, restare vigili e soprattutto applicare comportamenti consapevoli che rispettino la natura e che sono propositivi verso l'aumento della biodiversità.
E quindi è perché la complessità dei sistemi naturali ci dà la vita e ci dà il futuro. Esatto. Io passo all'ultima domanda. Cosa sono gli alberi monumentali e come vengono identificati? Sono meno Allora, cinque. Ma sì. voglio dire, prenditi il tempo che ti serve. Sì. Allora, gli alberi monumentali, bella domanda. Proviamo a fare degli esempi. Allora, quando si parla di alberi monumentali, Meraviglia. noi pensiamo quasi al 99% ad alberi di grosse dimensioni, che magari hanno qualche migliaio di anni, no? Come questa pianta. Questo è il ficus dell'orto botanico di Palermo. È un ficus monumentale, vedete la complessità dei rami, delle radici colonnali che sostengono questi enormi rami. È una pianta che prende qualche migliaio di metri quadri, diciamo, dell'orto botanico, e devo dire è una pianta strepitosa. Quindi noi pensiamo alle piante più antiche, oltre a quelle più belle. Vedete un dettaglio di questa pianta, per esempio i rami che si partono dal tronco vengono sostenuti dalle radici colonnali, che sono queste. Quindi man mano che il rame cresce in lunghezza, viene sostenuto da una radice che tocca terra e che si crea proprio una vera e propria colonna. Quindi è una caratteristica particolare che rende quest'albero particolarmente, come dire, attrattivo. Ma gli alberi monumentali non sono soltanto gli alberi di grosse dimensioni e che hanno una certa età, possono essere anche alberi di diversa natura. Vi faccio vedere questa pianta che si vede in questa foto, nel centro urbano di Palermo. Questo è l'albero di Giovanni Falcone, giudice Falcone, ucciso alla mafia il 23 maggio del 1992. E a cui è stata intestata questa pianta. Pensate, il giudice Falcone abitava in questo palazzo che vi sto invitando. È la pianta che era davanti, è la stessa pianta dell'orto botanico, un ficus anche questo. Però vedete che per le situazioni e condizioni diciamo diverse, qui siamo in un ambiente urbano, la pianta è molto più piccola, molto più ridimensionata, ma è anche una pianta molto più giovane. E che c'entra questo come albero monumentale? Anche questo è una pianta. Qual è il significato di questa pianta? Il significato di questa pianta è il significato della memoria. Quindi è un monumento alla memoria. Quindi un albero monumentale può essere descritto tale considerando diversi parametri. Il primo, la complessità, la grandiosità, la maestosità della pianta. Il secondo, il significato storico-culturale che assume appunto l'albero di Falcone. E ogni 23 maggio, mi piace questa bellissima immagine, tantissime persone, migliaia di persone si radunano sotto questo pianto per contemplare, ricordare quella che è stata la vita di Giovanni Falcone, del giudice Borsellino, e come dire, ricordare tratti di storia promuovendo quella che è la cultura della legalità e della memoria. E anche qui vedete le istituzioni che si raccolgono sotto questo albero e che in qualche modo ne fanno un simbolo di legalità e di impegno sociale. Una delle azioni più interessanti che è stata fatta con questa pianta è quella di raccogliere i semi della pianta. E i semi di questa pianta sono stati divulgati un po' in tutta Italia, dove cresceranno altri alberi di Falcone, cioè dal seme di questa pianta cresceranno altre piante. Che saranno a loro volta simbolo di questa memoria, di questa storia. E se ci pensate, è una cosa particolarmente bella. Voglio però dare anche un'altra informazione, velocissimo, Giovanna, così chiudiamo entro i tempi. No, ma va benissimo. Vi voglio dare anche un'altra informazione. Il concetto di albero monumentale non ce lo siamo inventati, cioè è una legge a tutti gli effetti. Condivido lo schermo, vediamo un attimo, ecco qua, perfetto. La legge di cui vi parlo è la legge del 14 gennaio 2013, la numero 10, norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, che vi invito a leggere e a visionare. In particolare, l'articolo 7 di questa legge, cosa dice?
L'albero monumentale è un albero alto fusto isolato facente parte di formazione boschiva e naturale che hanno particolare pregio naturalistico, ma possono anche, come vedete qui, avere rilevanza da un punto di vista storico e culturale, così come l'albero di Bologna. Quindi l'albero monumentale non è un concetto, è qualcosa identificato da una legge, che è appunto la legge 10 del 2013, dove all'articolo 7, comma A, B e C, ci sono i parametri per capire se un albero è monumentale o meno. Tornando al discorso dell'albero di Falcone, che a me è molto caro, vi dico che quello è un albero monumentale di interesse universale ed è stata promossa questa azione sia dall'Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Palermo, ma anche dal FAI e da altre istituzioni, che hanno voluto che questo albero diventasse simbolo universale, universale di legalità e di memoria. E quindi non dimenticheremo mai, attraverso la cura che daremo a questo albero e al sostegno che daremo a una crescita difficile, perché crescere in un posto difficilissimo non è quello il suo habitat, quello è un habitat urbano, non dimenticheremo mai l'impegno civico, morale e professionale di Giudice Falcone. E allora torniamo al significato degli alberi. Quanti significati possono avere queste piante, gli alberi? Che significato possono avere? Tutti i significati che vogliamo e sono intimamente legati alle attività dell'uomo, ai valori dell'uomo, alla sua moralità, ma soprattutto a quello che è il guardare al futuro, perché la vegetazione guarda al futuro così come intimamente l'umanità dovrebbe fare, guardare al futuro aggrappandosi alla vegetazione esistente e agli ambienti naturali. Quindi un rapporto imprescindibile dove il futuro dell'umanità lo possiamo avere se esiste un futuro per le piante. Allora, siamo stati molto bravi, sono le 12:02. Non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda a Luca, approfittando prima che ci salutiamo. C'è qualcuno delle classi collegate che vuole chiedere qualcosa? Mi dispiace perché c'era la classe del Corbino che aveva problemi di audio, ma io devo dire che sono in Liguria e sentivo benissimo, quindi spero che abbiano risolto. Poi magari chiederò direttamente a loro. E niente, io intanto ringrazio Luca perché ci ha detto un sacco di cose interessanti, ma soprattutto ha lanciato degli spunti di riflessione interessanti che sono sempre il cuore di quello che è questo progetto. Il mettere insieme vari aspetti e seguire un filone che porti a fare un uso consapevole del territorio, nel rispetto di tutti, per il bene di tutti. Questo in fondo è il titolo. Futuri cittadini responsabili vuol dire questo: uno è responsabile se è consapevole, e quindi poter riflettere su un tema importante come questo verde dell'albero, cosa significa. E come, insomma, è utile per la vita, per la lotta all'inquinamento, per la protezione del suolo e addirittura per farci star bene spiritualmente. Penso che, insomma, ci si rivede un po' tutti, anche i bambini, se ci pensano un attimo. Non a caso sono quelli che amano più di tutti gli alberi, perché ne sanno più di noi, questa è la verità. Noi lo perdiamo un po' questa magia dell'albero crescendo e sbagliamo, perché invece tutte le iniziative da Felix al Pian dagli Alberi, eccetera, hanno un filone che è quello di riavvicinare alla natura per il bene di tutti. Quello poi è una sorta di spinta gentile che o Ecco. ce ne accorgiamo o non ce ne accorgiamo, di fatto ci porta a migliorare la qualità della vita ed è una cosa molto importante. Nessuno vuole un futuro nero e inquinato, senza cibo e pieno di malattie. Noi vorremmo tutto l'opposto e rispettare alberi e natura è il primo passo. Per Assolutamente sì, quello. è la regola universale un po'. Anche noi siamo natura e anche noi subiamo le leggi che regolano i processi naturali e siamo, lo ripeto, intimamente legati al mondo animale e vegetale, di cui facciamo parte, tra l'altro. Detto questo, noi vi salutiamo, vi ringraziamo come sempre della partecipazione.
L'ultima puntata dell'Esperto Risponde è il 19 con il modulo nuovo di quest'anno sulla dieta mediterranea e poi aspettiamo i vostri elaborati per il concorso per poi avere l'evento finale, la premiazione che quest'anno sarà in presenza a Corleone, ma online abbiamo sempre l'appuntamento del 31 maggio. Quindi comunque mi raccomando, il 30 aprile è vicino, mandateci gli elaborati. Certo, noi siamo pronti, no, a Siamo pronti, la lavorare. giuria è pronta. La giuria è pronta e anche Allora, un un bacione a piatto di. E tutti e a infatti, presto. a presto e grazie. Ciao, ciao. Grazie, arrivederci. Arrivederci.